Peppe, quando è che farà il gol te invece? L'ultimo l'hai fatto a Portogruaro nella semifinale della Supercoppa. Sì. Speriamo un po' prima. Sì, eh? Speriamo, vediamo. Non sarebbe male segnare. Penso che magari l'andata, quando giocavamo, trovavi il gol subito e sbloccavi la partita, per cui la partita era un po' in discesa. Adesso fai fatica a fare il gol, però se pensiamo col Portogruaro oppure col Sassuolo, se segna Marco oppure Bertani col Sassuolo adesso in contropiede, dopo sblocchi la partita, magari cambia tutto. Nel senso, le squadre dopo il Sassuolo deve iniziare a fare un po' di partita, si deve aprire un po' di più, per cui magari troviamo qualche spazio in più. Nelle ultime settimane, no? Diciamo prima queste squadre che difendono in modo compatto dietro la palla, tu sempre più spesso ti devi proporre in fase offensiva, al cross, così. In allenamento state provando qualcosa di particolare? No, è chiaro che quando le squadre si difendono in 10 è molto più difficile trovare spazi. E tu ti trovi spesso a fare l'ala in certe situazioni. Non sì, sì, è chiaro che bisogna cercare di spingere di più, ma è un fatto generale, comunque devi fare, tutta la squadra si deve muovere di più, mentre all'inizio magari le squadre avevi più spazi e trovavi più facile il tuo compagno, adesso devi cercare di fare molto più movimento per trovare un compagno. Con il Blue Life ci sarà l'attacco più forte contro la difesa più battuta, ora la difesa più battuta dei cadetti. Statistica, Speriamo che si possa confermare quando li affrontiamo, però ogni partita dopo è a sé, cioè, quando giochi dopo non contano queste cose. Tu hai già fatto la B altre volte, nel finale di stagione conta molto l'aspetto fisico, tu come ti senti fisicamente? No, io mi sento bene, cioè, sto bene, non ho nessun problema, per cui mi sento bene. Poi se che in qualche partita abbiamo avuto un calo non fisico, però è normale, che penso qualsiasi squadra, se Serie B il campionato è troppo lungo per fare 42 partite a un certo livello, qualsiasi squadra ha un calo. Noi quelli lì l'abbiamo superato, abbiamo avuto due o tre partite magari che fisicamente eravamo un po' calati, ma ci siamo ripresi. All'andata qua l'avete quasi asfaltato, si può dire. Era il vostro momento migliore. Sì, all'andata mi ricordo abbiamo fatto una grossa partita. Una grande partita, sì, sì. Però speriamo che il ritorno si possa ripetere così, ma comunque Vicenza una buona squadra, sarà dura. Dopo penso che loro in casa comunque penso c'è un po' più personalità rispetto fuori casa, comunque in casa hanno fatto tanti risultati positivi.